non so precisamente quando vedrete questo video, però stiamo praticamente andando al mare e come sempre siamo in ritardo. Abbiamo detto dobbiamo partire per le 7 e sono già le 8 e mezza perché ci siamo addormentati tardi e quindi di conseguenza ci stiamo svegliando tardi. Comunque andremo un giorno al mare e poi domani invece, visto che purtroppo il metro non è dalle nostre parti, è a Genova a vedere l'acquario. Scusate, devo ancora svegliarmi un attimino. Scusate anche le luci, sembro stralucida, ma in realtà è l'effetto luce. Quindi, ragazzi, ho pensato di girare un vlog. Mi sta piacendo tantissimo questa cosa di fare i vlog. Spero che possa piacere anche a voi questa tipologia di video, ma comunque vedremo. Adesso mi sto dando un attimo una aggiustatina per non sembrare una addormentata. Non so come uscire da questo make-up, sinceramente. Vi faccio vedere quando arriviamo che cosa mi sono portata per il mare. Mi sto mettendo questo qua di essere entrata a casa per un giorno in Liguria. Andremo in Liguria e basta, boh, speriamo. Cercherò di portarvi con me e vediamo un pochino come va. Questo blush di Essence secondo me è fantastico, si sfuma benissimo. Invece come fondotinta sono andata a utilizzare questa BB Cream leggerissima, sempre di Essence, che sto testando. Poi quando arrivo, me ne metto ancora perché ho messo poco, quando arrivo vi faccio vedere che cosa ho portato dietro. In realtà per i capelli non ho portato granché, ho solo portato la mousse di Divino per fare un refresh veloce, basta. Perché non ho voglia, sinceramente, di perdere tempo a lavarmi i capelli. E nulla, ragazzi, quindi adesso io finisco di prepararmi e adesso così carichiamo la roba in macchina e finalmente partiamo. Quindi ci aggiorniamo dopo. Mi raccomando, se vi stanno piacendo queste tipologie di video dove vi racconto un po' della mia vita, le mie giornate, iscrivetevi al canale YouTube per non perdere tutti i video e lasciate un like. Ci vediamo dopo. Comunque, ragazzi, volevo farvi vedere i capelli. Oggi sono al giorno 3 con i prodotti di Nina Penda, che in realtà sto testando da un po', li state vedendo anche sul mio profilo Instagram. Ottimi, cioè è durato tantissimo. Ho messo leave-in più gel, boh, stanno durando tantissimo. Mi piacciono anche il volume. Boh, che dite? Potrebbe diventare uno dei miei brand preferiti, oltre quello di Divina di Anarchia. Lo scopriremo, vediamo, vediamo. Niente, adesso, come vi ho detto, carichiamo le cose in macchina e si parte. Andiamo a fare prima colazione, magari. Allora, colazione ritirata. Abbiamo preso la colazione da McDrive. E dietro c'è Leo che ci incita a partire. Allora, vi faccio vedere che cosa abbiamo preso. Abbiamo optato per il McDrive per arrivare subito al mare, visto che già siamo in ritardo. Ora faccio vedere, abbiamo preso tre cornetti, di quelli del Mac sono stra buoni. Poi abbiamo preso il succo di pera per Leo, perché tanto avevo anche bevuto a casa. E poi un tè e un latte macchiato. E adesso ci sono un attimo per fare colazione. Il croissant del Mac, scusate, se non si parla con la bocca piena mettono troppo buoni. Tra l'altro sto testando anche il rossetto che ho preso di Essence da Tigotà. Nel mio Tigotà c'è lo stand Essence, ragazzi, super fornito, devo essere sincera, e lo sto testando perché l'altra volta che l'ho indossato, appena finito di mangiare, praticamente si è tolto subito. Adesso ho fatto colazione, però devo dire che adesso mi è rimasto, boh, incredibile. Ragazzi, mi è rimasto, sto bevendo anche il cappuccino latte macchiato in realtà, e niente, rimane, si è tolto pochissimo. Ottimo, ottimo.
cucciolotto cucciolotto, anzi tra poco sarà pure il suo compleanno e sarà 3 anni, i miei 3 anni che siamo diventati genitori. Pazzesco. Comunque qua il viaggio prosegue, insomma non sarà molto distante come viaggio perché siamo circa quasi 2 orette, insomma un'ora e mezza, 1:40. E boh, speriamo solo che il meteo regga perché abbiamo visto che nel pomeriggio porta pioggia. Speriamo che regga bene. E come vi stavo accennando stamattina mentre mi stavo truccando, tra l'altro volevo farvi vedere anche il fondotinta, lascia la pelle morbidissima, questa baby cream è molto leggera, bella, tra l'altro questa crema di Essence ha anche protezione 30. Come vi stavo dicendo appunto che domani dovremo andare all'acquario di Genova, in realtà noi due ci siamo già stati. Quanti anni fa siamo stati all'acquario di Genova? 10 anni fa? Eravamo appena fidanzati, abbiamo visitato anche Genova, bellissima, e però abbiamo deciso di tornare con Leo perché stiamo facendo scoprire comunque la natura, gli animali, e sono sicura che gli piacerà tantissimo. L'anno scorso siamo stati, quando abitavamo a Brescia, adesso ci siamo trasferiti, siamo andati al Parco Natura Riva, bellissimo, gli è piaciuto tantissimo, soprattutto è stato... ma sono molto affascinato dalle giraffe, continuo a indicare le giraffe, però adesso è un pochino più grande, quindi speriamo che capisca di più e possa anche interagire, insomma in realtà non vedo l'ora di che arrivi domani proprio per vedere come reagisce. Cercherò di portarvi con me e là, adesso proseguiamo il viaggio. Io ho quasi finito il mio cappuccino, mio marito si è preso un tè ma purtroppo ce l'hanno dato al gusto al limone, niente, non gli è piaciuto moltissimo, saprei che a noi piacciono le cose molto zuccherate, tipo il cappuccino, lui il tè, ci piace con tanto zucchero, lo so che non dovremmo, però ci piace così. Allora, proseguiamo questo viaggio, ci vediamo dopo, ciao! Ma che bello! Siamo arrivati ragazzi, siamo a Savona. Andiamo! Sì, va. Che bello ragazzi, c'è una giornata bellissima, si vedono tutte le montagne oggi. Qui c'è più gente in costume e invece noi siamo più cappotti. Quanto mi era mancato, mamma mia. Devo sapere che qua stavo tutte le mie vacanze in Liguria. In realtà non fa così freddo, ragazzi. C'è il cappotto io. Non mi sembra giusto, c'è il mare di là e lui vuole giocare con le pietre qua. Comunque rimane qui per sempre. È bellissimo ragazzi, è bellissimo vivere al mare, troppo troppo bello. E poi oggi c'è anche una giornata bellissima, speriamo che resista perché dava pioggia nel pomeriggio, ma speriamo di no, il cielo mi sembra molto molto bello.
Adesso andiamo a cercare un negozietto, così facciamo un po' di spesa e poi vi faccio vedere la casa che abbiamo preso, perché noi generalmente quando ci spostiamo amiamo andare nelle case in affitto, non preferiamo andare in hotel per comodità, avendo anche un bambino, per mangiare, insomma non ci piace tanto andare in hotel, ecco. E nulla, vi faccio vedere. Comunque alla fine abbiamo optato per mangiare qualcosa al ristorante, perché più tardi porta pioggia, quindi volevamo goderci questo giorno di mare. Pranzo con vista mare. Lascia il pane, dallo alla mamma il pane. Sto facendo. Buonissimo, buonissimo, mamma mia. E nulla, alla fine abbiamo optato per prendere qualcosina proprio in quel ristorantino lì, perché c'era una vista mare pazzesca. E quindi abbiamo detto, ma sì, che fai, non vieni al mare, non ti mangi un bello spaghetto allo scoglio. Buonissimo, mamma mia, mangiato al mare secondo me ha un gusto tutto diverso. Siamo ritornati sulla spiaggia, così ci godiamo ancora questo mare stupendo. L'acqua è gelatissima. Abbiamo preso la brioche col gelato, è buonissima. Ho preso gusto limone, Nutella Dablo e al pistacchio. Ta-da! La casa dove alloggeremo per adesso. Vestitina. Ci hanno lasciato anche dei libri da leggere. Frigo. Aspettate che. Sarà il bagnetto, carino, carino, carino. Wow. Ecco, wow, amore. È bella, ti piace? Wow, c'è tutto sui libri, visto Leo? Forse la luce non è delle migliori, perché fuori c'è brutto tempo. Questa sarà la nostra camera da letto. Bello. C'è anche un piccolo balconcino. Ti piace, amore? Io si è già trovato il posto dove sedersi. Wow, carina. Questa sarà appunto la casa dove staremo per un giorno. Bella, molto bella, perché è anche molto comoda e vicino al mare. Abbiamo appena finito di fare la spesa da MD, e se poi vi faccio vedere a casa che cosa abbiamo preso per stasera e per la colazione di domani. Peccato che si è messo a piovere, adesso vediamo un attimino cosa fare, magari ci riposiamo. Oh, cielo! Ma niente, ragazzi, ci stavano per investire, però tutto bene in quel di Savona. E nulla, adesso stiamo andando a casa perché purtroppo ha iniziato a piovere. Abbiamo fatto un po' di spesa per la cena di stasera e per domani mattina per colazione. Poi domani ci fermeremo a Genova. E nulla, adesso andiamo a riposarci un pochino a casa, è una casa che abbiamo affittato, e poi vediamo un attimino che cosa fare. Quindi intanto mio marito bello incappucciato è a sociale in questo momento, non vuole essere disturbato, ma va bene, come non capirlo, insomma, con la pioggia. E nulla, andiamo a casa. Vi faccio vedere un attimino che cosa abbiamo preso. Faccio un piccolo svuota la spesa. Allora, abbiamo preso l'acqua,
Poi ho preso i bicchieri di plastica, perché non ho voglia di mettermi a lavare anche in vacanza, quindi così possiamo buttare tutto. Questi sono anche biodegradabili. Poi il pacchetto dell'immondizia, il pane era appena tornato caldo, sono stati da AMD. Poi ho preso i guanti per risistemare la casa, anche se le pulizie sono pagate, ma io generalmente mi piace lasciarla di nuovo sistemata la casa. Ho preso il pane ciocco per la colazione domani mattina, il latte schemato, poi ho preso dell'insalata per stasera, una spugnetta per lavare le pentole, due mele Smith, queste sono le mie preferite, quelle verdi sono troppo buone, avevo proprio voglia. Poi ho preso anche le posate di plastica, ho preso due pere per Leo, del carpaccio di bresaola. Presa di tacchino per stasera. Poi ho preso le briochine per fare colazione domani mattina, che la faremo a casa domani. E ho preso delle statè da portarci. Poi ho preso un polvere di piatti concentrato. Ho trovato i miei guanti di leda preferiti, ne ho presi due paio, questo è quello che mi porterò a casa. Piatti, sempre biodegradabili. E forchettina. E poi mi ho preso questo ace. Vediamo un po', credo di aver finito. Sì, vi dico quanto ho speso anche. Allora, in totale ho speso quasi 33 euro, ma questa è la spesa che abbiamo fatto per oggi e un po' per domani. Comunque, come casetta devo dire che non manca niente, forse un po' il bagno un po' vecchiotto, però vabbè, ci stava, ragazzi, perché comunque non volevamo spendere tantissimo per una notte, quanto che uno stava magari 3-4 notti, allora ci sta un po' più di comodità. Però devo dire che come casa non manca praticamente nulla, tra l'altro comodissima perché a pochissimo, neanche a 300 metri abbiamo il mare, sono tutti i negozi per fare la spesa, insomma, come comodità 10, c'è anche la stazione vicino, abbiamo trovato parcheggio facilmente per la macchina, che ne siamo venuti in macchina, quindi boh, direi top. Adesso ando un po' a riposarmi e poi vediamo che cosa fare più tardi. Siamo venuti a fare un giro al porto, purtroppo sta piovendo tantissimo, che sfiga, però ragazzi, guardate, abbiamo visto la prima di Maggi Hybrid Rosa, è zero, wow, ma enorme, wow. Siamo tornati a casa perché purtroppo fuori pioveva troppo e non si poteva fare granché, tra l'altro ho bagnato tutti i capelli. Quindi dopo ci sta un bel refresh. Non mi sono portata prodotti per lavare i capelli, ma mi sono portata l'unico prodotto che amo per il refresh, che è la mousse attiva Ricci Divina. Magari dopo lo facciamo insieme. Vi voglio far vedere cosa mi sono portata dietro tra make-up, diciamo skincare, quando vado in fuori, ecco, per pochi giorni. Vi voglio far vedere cosa c'è dentro il mio beauty praticamente. Allora, qui c'è tutto quello che mi sono portata dietro. Scusate la luce, ma è veramente pessima. Sì, si vede malissimo. Comunque, allora, iniziamo da l'asciugacapelli, che questo me lo porto sempre dietro, a prescindere, perché per esempio oggi piove e quindi cade a pennello, sia per il refresh, ma anche per capelli, diciamo, bagnati. Mi sono in viaggio porto questo qua di Lifen, che l'avevo testato per una collaborazione, ragazzi, ma mi è piaciuto veramente tantissimo, tra l'altro super maneggevole, ci sono anche diversi colori e mi piace anche tantissimo il diffusore come asciuga, tempi di asciugatura, insomma un ottimo phon. Ovviamente, come sapete, il mio preferito in assoluto è il Dyson, però questo devo dire che gli tiene testa, secondo me ottimo.
Adesso vi faccio vedere invece per... Tanto poi dopo lo utilizzeremo dopo per fare il refresh. Poi invece come skincare mi sono portata, adesso ve li faccio vedere. Allora mi sono portata la mousse struccante, il Daily Mousse viso e contorno occhi di Domus Olea. Questi prodotti ragazzi sono tutti bio e la mia pelle sta ringraziando tantissimo. Ma poi ve ne farò un video perché me ne voglio troppo parlare. Mi sono piaciuti veramente tanto tanto tanto. Mi sono portata il deodorante, generalmente utilizzavo quello di Wild che è cioè naturale, però adesso l'avevo finito quindi uso questo di Dove che è buonissimo. Poi ecco qua la mousse attiva ricci per il refresh che non mi può mai mancare ragazzi, è la mia preferita in assoluto, cioè troppo top. Poi un elastico di Tiziana che realizza questi elastici in seta fatti a mano, perché ovviamente non devo rovinare i miei capelli neanche in vacanza. Però mi sono dimenticata la cuffia in seta, quindi oggi mi toccherà dormire sulla cuffia di cotone, aiuto. Poi mi sono portata il profumo, questo qua l'avevo preso alle Rospine ragazzi, ma è stra buono, ho pagato 4 euro, ma dura veramente tantissimo, cioè io ve lo straconsiglio se c'è ancora, ma sì, l'avevo comprato 2 settimane fa, quindi sicuramente c'è. Vabbè, lametta della Gillette, può sempre servire. Poi talco, non talco per Leonardo, questo qua era del mio beauty. Poi mi sono portata il trattamento notturno quando vado a fare skincare per la sera, sempre di Domus Olea, e mi sono portata anche la crema giorno perché c'è sia la... aspettate che è arrivato mio marito. Poi mi sono portata anche il tonico, mi sono detto di dirvi che questa linea di Domus Olea che sto utilizzando è una linea per pelli miste, grasse, acneiche come la mia, ma ragazzi io ve la straconsiglio, cioè secondo me hanno un rapporto qualità-prezzo eccezionale. Mi sono portata anche il tonico, generalmente io non lo utilizzavo mai, ma ragazzi c'è questo tonico, vogliamo parlare di questo tonico? Cioè questo tonico è la vita ragazzi, è la vita veramente. Troppo troppo buono. E niente, poi mi sono portata la pinzetta per capelli, questa non può mai mancare. In realtà avevo anche la Demma, mi sono portata la Tangle Teaser, questa qua è proprio per capelli ricci 3C, infatti ragazzi è più rigida di quella che io avevo a casa, scusate che ci sono dei capelli dentro, ma devo lavarla, ma non ho avuto tempo perché sono andata via di corsa. E confronto a quella che ho io a casa, questa è proprio per districare, per tirare i capelli ricci, infatti è molto più rigida, così si nota. Però me la sono portata dietro perché non posso viaggiare senza spazzola. Secondo me le Tangle Teaser sono una delle migliori marche di spazzola per districare i capelli. E nulla ragazzi, quindi questo è quello che riguarda diciamo capelli e skincare. Adesso vi faccio vedere make up che cosa ho portato. Allora, ho portato questo di Fragolosa, Fragolosa di Bio Boutique, che è una maschera labbra, sempre, mi aiuta tantissimo perché ho sempre le labbra secche, ma questa è davvero eccezionale, non va tolta. Poi ho portato il blush, questo che vi ho fatto vedere stamattina, il blush liquido di Essence, che sta diventando una droga questo blush liquido, troppo buono, costa pochissimo, io l'ho preso da Tigotà ma è ottimo. Poi ho preso la Skin Tint, che è idratante naturale con un finish molto naturale come c'è scritto qui, e la colorazione è la numero 20 se non sbaglio, e c'è un SPF 30. Ragazzi mi è durata veramente tutta la giornata perché ha piovuto e ancora ce l'ho e non ho messo la cipria. Poi vabbè, Beauty Blender, poi ho portato lui, adesso come mascara sto utilizzando questo qui anche per finirlo, sempre di Essence, cioè in praticamente ho quasi tutto di Essence. Poi mi sono portato anche questo come fondotinta, ma devo un po' capirlo perché secondo me mi fa, non è la mia colorazione, però è buonissimo ed è praticamente un fondotinta in mousse, cioè stracoprente, cioè come qualità è ottima, però ha un po' il colore che devo capire. Poi, sì, tinta labbra, quella che vi parlavo stamattina, è lei, la 104, ed è una Slim Stick, cioè si stende, che è una meraviglia, e colora le labbra in maniera incredibile, buona, buona, mi sta piacendo, comunque ce l'avevo ancora addosso, non so, tutto io abbia mangiato gelato di ogni,
Poi di Kiko invece ho la matita per fare il contorno labbra, anche questa è la 104 e ragazzi ha un'ottima scrivenza. Faccio vedere qua, non so se si nota, e si sfuma anche benissimo, cioè poi non si toglie neanche, guarda, cioè, boh, davvero ottima. Ah, poi c'è lui, mi sta diventando il mio lip gloss preferito, che in realtà è un 3D Hydra Lip Gloss, perché crea, diciamo, una sensazione di 3D, cioè di labbra super voluminose, c'è anche un po' di brillantini, ma è fantastico, fantastico. E poi infine ho preso, vabbè, la mia immancabile matita per le sopracciglia, che ormai questa è diventata il mio must have, cioè non la cambio con nessuno, costa poco di Essence, ma super scrivente, è waterproof. E soprattutto, ragazzi, disegna le sopracciglia in maniera incredibile. Infatti mi chiede sempre che cosa io abbia fatto le sopracciglia, ma in realtà non ho fatto niente, ma semplicemente uso lei, perché scrive benissimo, quindi anche per le chi non è esperto come me si può disegnare le sopracciglia. E poi di Essence mi sono portata questo lip... Ciao, amore! Questo, sempre questo lip gloss, che in realtà non so perché me lo sia portato, però mi piaceva troppo e l'ho anche utilizzato. E quindi me lo sono portato, chissà, giusto per fare un make-up articolato, che non farò mai. E allora, ragazzi, questo è tutto quello che mi sono portata per 2 giorni al mare. Qua abbiamo una manina molesta, tra l'altro. Cosa fai? Niente, adesso... Nulla, ragazzi, adesso direi che vado a preparare cena, vado a cucinare un pochino, poi farò skincare... Assolutamente, e chissà, faccio già refresh, penso di farlo stasera, perché domani dobbiamo lasciare la casa entro le 10, quindi tra mettere a posto le valigie, fare colazione, sistemare Leo, sono sicura che non ce la farò, e quindi lo farò già stasera, e niente, magari lo facciamo insieme dopo. Ha dato il bacino? Finito di cucinare la carne, ho preparato anche le insalate, tutto di plastica, non amo mangiare tanto nei piatti di plastica, però vabbè, la, diciamo, è quella più igienica, secondo me, e anche più veloce possibile. Adesso sto aspettando solo che arrivi Ale con Leo, che sono in bagno, perché gli ha cambiato il pannolino, e niente, così facciamo cena. Buongiorno ragazzi, buongiorno, oggi è lunedì. E adesso stiamo facendo colazione, ci siamo appena svegliati, scusate la mia faccia tutta sfatta. E adesso ci prepariamo, dobbiamo lasciare l'alloggio per le 10 e andiamo all'acquario di Genova. Io comunque ieri sera non sono più riuscita a fare il refresh ai capelli perché sono crollata dalla stanchezza, quindi lo farò adesso, mi do una sistemata e poi magari lo facciamo insieme. Vi faccio vedere la mia umile colazione stamattina, cioè proprio tutto molto dietetico, molto detox, sì, vabbè, quando torneremo mangeremo meglio sicuramente, per adesso è andata così. Sotto c'è il Leo, non so se lo sentite, che sta giocando con le sue macchinine, ma stamattina ho deciso di non voler fare colazione. Vabbè, comunque ragazzi, adesso finisco la mia colazione, buono, andrebbe un po' riscaldato, ma buono. Poi vado a darmi una sistemata ai capelli, perché ne ho di bisogno. Lattuccia. Arrivata finalmente a fare i capelli, siamo in ritardo come al solito. E, niente ragazzi, la luce purtroppo è questa qui, non è buonissima. Volevo farvi vedere come vado a fare questo refresh super veloce. Allora, ho preso la mousse volumizzante Attiva Ricci. Su capelli bagnati non c'è necessariamente bisogno di andare a bagnarli. Prendo la mousse, perché ha comunque già una buona quantità d'acqua, e vado proprio così, ragazzi, a sparmarglielo sopra, così. Dicevo che quando, poi ve li faccio vedere meglio all'aria, perché sicuramente qua non si vede, ad ammettere. Per la quantità, ragazzi, dovete giostrarvi un pochino voi. Io quando sento, diciamo, i capelli abbastanza umidi,
in tutte le ciocche. Allora, poi smetto, ecco, fate bene anche questo movimento qua. Fare questo movimento che faccio, lo faccio per andare a mettere a bada il crespo, perché se noi facciamo in su, cioè già facendo scrunch, ragazzi, noi andiamo a creare un'angola di crespo pazzesca, quindi vi conviene proprio passare così, come se dovesse applicare i prodotti styling da bagnati. Così, però su capello asciutto. Allora, questa adesso è la situazione, ma non vi preoccupate, adesso vado a testa in giù e vado a fare scrunch. Aggiungere ancora un po' di mousse. I capelli, ragazzi, ne hanno bisogno tanto prodotto. E adesso finalmente posso andare a fare scrunch. Ok, qui adesso, ragazzi, vado ad asciugare i capelli. Per fortuna c'è la presa asciugo, perché mi ero dimenticata di portarla. Vado a mettere la temperatura del forno. Andrò a mettere tutto al massimo. Quindi la rossa. Lo faccio prima. E vado ad asciugare. Allora, capelli asciugati, questo è il risultato finale, come vedete sono praticamente ritornati nuovi, ve lo faccio vedere qua in cucina perché di là la luce era veramente pessima in bagno, e niente, quindi adesso forse li legherò solo per comodità, perché andando all'acquario vorrei essere comoda anche per parlare e interagire meglio con Leo, perché se mi cadono i capelli in avanti. Quindi credo che li legherò solo per questo motivo. E nulla, ragazzi, adesso carichiamo tutto in macchina e andiamo, perché siamo già super in ritardo. Oh, ragazzi, fuori, oggi vento fortissimo. Oh, mamma mia, peccato proprio la giornata giusta per venire al mare, insomma. Ragazzi, mi sono dovuta legare i capelli perché veramente come avete visto c'era un vento fortissimo, ma raffiche di vento veramente forti, forti, forti. Poi volevo farvi vedere anche il fondotinta di Essence. Farlo vedere che è veramente performante, ragazzi. Cioè, credo che sia tipo per agglomerare una BB cream leggerissima, ma non si percepisce niente. Cioè, non si percepisce. Invece questo è il rossetto. E invece poi ho messo il blush liquido, sempre di Essence. Guardate che luminosità che lascia questo fondotinta, per poi non parlare della morbidezza della pelle. È vero che sono anche i prodotti di Domus Olea, che sono secondo me veramente ottimi, però ragazzi, wow. Vi volevo far vedere anche i capelli, che almeno qui si dovrebbero vedere meglio con il refresh. Il refresh che ovviamente oggi non so quanto durerà con questo vento. No, vabbè, però la mousse attiva ricci mi dura abbastanza. E niente, adesso direzione acquario di Genova. Guarda, c'è la costa che si spunta da lassù. Deve essere grandissima. La faremo. Un giorno, chissà quando, ragazzi. Voi avete mai fatto una crociera? Guardate che spunto. Madonna. Leo, guarda che barca. Leo. Mamma mia, l'avevo mai vista. L'hai vista, amore? Hai visto che grande, Leo? Guarda, l'hai vista? È enorme, Leo, l'hai vista? Mamma, no, vabbè. È qualcosa di spettacolare. Ma hai visto? Vado! No, vabbè, sono troppo grande, aiuto! Finalmente siamo arrivati a Genova, siamo vicinissimi all'acquario, stiamo cercando parcheggio. Guardate che grandi navi, cioè, qua c'era un altro, amore, guarda! Sembra un hotel, invece questa qui è una nave. E qua c'è un'altra, la splendida, la MSC splendida. Oh, ragazzi, ma sono enormi. Sono delle case proprio. Finalmente siamo arrivati all'acquario di Genova. Eccoci qui. Adesso stiamo per entrare.
fa freddo, cioè, proprio inverno pieno. E niente, per fortuna siamo stati fortunati, abbiamo trovato il parcheggio proprio questo qua davanti all'acquario. E nulla, adesso andiamo, abbiamo visto che è disponibile la biglietteria da l'una. Noi siamo le 11:30, non lo so, adesso vediamo, ci sono tantissimi bambini. Oggi è lunedì, quindi immaginavamo di trovare le scuole. E niente, vediamo se riusciamo a vederci dentro. Abbiamo preso qualcosa al Mac perché abbiamo l'entrata all'acquario per l'una, quindi abbiamo approfittato per mangiare adesso che non c'era nessuno, e anche per stare un po' al caldo, perché ragazzi, perché veramente faceva un freddo incredibile. E niente, adesso facciamo un pranzo e poi vediamo se riusciamo a entrare in questo acquario, non lo so ancora. Eccoci, finalmente stiamo entrando all'acquario di Genova. Andiamo! Scenata ragazzi pazzesca, nel pensare che noi siamo venuti qua per lui e non è finita un po' così, però poi si è ripreso, poi è stato molto partecipativo, insomma siamo rimasti un po' così perché non è nel carattere di Leonardo comportarsi in questo modo, lui è un bambino veramente tranquillo, però niente, è andata così. Qua è uscito finalmente il sole a Genova, che bello. Stamattina faceva veramente freddissimo, mi sembra incredibile che ci sia questo sole caldo. Ho preso un pezzo di focaccia da Italy. E nulla ragazzi, io spero che questo vlog di questi due giorni vi sia piaciuto e vi abbia fatto soprattutto compagnia. Mi raccomando, vi aspetto sotto nei commenti per qualsiasi cosa e nulla, ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Alla prossima, ciao!